Ciao a tutti che ci ho tenuto in questo nuovissimo episodio di World of Warcraft. Allora, in questo episodio, in questa serie di episodi, andiamo a, diciamo, esplorare le quest natalizie. Se noi apriamo il calendario, vediamo che ci sono tutte le festività qui. E da ieri inizia tutta la storia del Natale, fino al 31, quindi fino a Capodanno, no, fino al 2 di gennaio. Vediamo, vigilia di Natale. Ok, quindi qua abbiamo vicino al tabellone, alla bacheca delle missioni, col tasche piene della masseria Buon Gusto. Vediamo cosa ci dice. Ti auguro una fantastica vigilia di grande inverno. Inizia subito con i dolcetti e la masseria Buon Gusto. Mamma inverno è qui. Vediamo la quest. Buon grande inverno, ricordati di salutare Babbo Inverno, si trova a Forgia Ardente. Se te lo sei meritata, la vigilia di grande inverno riceverai dei meravigliosi doni. Digli cosa ti piacerebbe avere quest'anno. Ricordati anche di fare scorta di dolci e distribuire a chi è stato buono. Ne abbiamo un'ampia selezione, fresche dalla nostra fattoria al vostro piatto. La bontà della masseria, buon gusto, quindi i dolci nella fattoria. Parla con Babbo Inverno, si trova presso la zona di vendita della masseria Buon Gusto a Forgia Ardente, che dovrebbe essere tipo Forge. Non mi ricordo in inglese. Ok. Segui la tua strada! Ok, ci sono altre quest magari. Non so, qualche daily. Qui non vedo nessuno. No. Ok, vediamo un po'. Dove devo andare? Forgia Ardente. Quindi, Forgia Ardente. Allora, facciamo così. Prendiamo il nostro Quillian Imperiale. Come vedete, ho tolto la LVE. No, non per qualcosa, era bellissima. Però alla fine io torno sempre al design standard. Non so perché, ma alla fine torno sempre. Allora, ora invece dobbiamo tornare dobbiamo andare al ponte spazio-temporale. Chi è sto tizio? Ma chi ti conosce? Allora, che il ponte spazio-temporale che si trova tipo qui, al distretto dei nani. 36. Tanto ti supero quando voglio, fappona. Sciamana, sì. Ora qui devo girare a destra. E qui c'è il ponte temporale. E questo dovrebbe portarmi a Forgia Ardente. Vediamo. Eh sì, dovrebbe essere. Guardate qui il nanetto. Tram degli abissi. Ok. Ora qui devo semplicemente. Mi serve un bersaglio. Ah, non posso nemmeno camminare qui, cioè non posso nemmeno fappare. Quindi attiviamo la velocità. Devo andare dall'altra parte. Oppure no. Questo dove mi porta? Boh, non lo so, prendiamo. Vediamo dove mi porta. Che bello il trenino. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf. Na 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 na, yeee, il trenino. Ciuf ciuf. Vediamo dove stiamo andando. Tram degli abissi. Non me lo mostra nemmeno, sono troppo veloce. Guarda che pro. Si scende. Si scende. Bello. Ma si può vedere dall'esterno sta roba? Bello, mi piace. Pum pum. Dici. Ho anche pure a muovermi, che ne so, magari mi fa scendere dal treno e poi sono cavoli. Però mi sto chiedendo dove sto andando. Ok, questa dovrebbe essere la stazione. Stazione. Che qui dovrebbe portarmi magari a Gnomergan. Eh sì, ora mi ricordo. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Forgia Ardente, sì, Forgia Ardente. Forgia Ardente. Ho qualche mail? No. Ok. Ok, ora dobbiamo andare da Babbo Inverno. Babbo Inverno, perché non posso dire Babbo Natale.
Non posso dire Babbo Natale perché deve essere un gioco politicamente corretto e quindi usare una festività reale in questo gioco potrebbe creare dei problemi a Blizzard. Quindi Babbo Inverno si risolve tutto. È naturalmente una copertura di Babbo Natale, però usando la parola inverno si coprono un po' le chiappe, ecco. Ok. Vedere se magari mi dà una daily o qualche cosa. La daily, per chi non sapesse, è una missione che si può svolgere giornalmente. E sulla minimappa è localizzata Non ho un bersaglio. da un punto esclamativo blu. Allora, io voglio fare la strada come un bravo fappone. Yeee, Babbo Natale! Piacere di conoscerti. Ti auguro un magnifico grande inverno. Piccolino! Piccolino a me? Sono più grande di te, Babbo Natale. Babbo Inverno. Cioè, ti posso maciullare all'istante. Guarda che belle le texture di questa cosa. Che carino. Ok. Babbo Inverno è qui. Allora, oh, salve, sono Babbo Inverno e per gentile concessione dei ragazzi della masseria Buongusto, fresca dalla nostra fattoria al vostro piatto, le bontà della masseria Buongusto, vorrei augurarti una splendida vigilia di grande inverno. Se te lo sei meritato, forse riceverai i dolci della masseria Buongusto come regalo per la vigilia di grande inverno. Evviva! Ok, completa. A presto! Ora, porta 5 pezzi. No, ok. Ehi, fareste un favore a Babbo Inverno? Bambino? Bambino a chi? Non amo parlare di me in terza persona, ma Babbo Inverno è qui da tutto il giorno. Gli farebbe piacere un dolcetto. Un po' di pan di zenzero e del latte ghiacciato per accompagnarlo. Sarebbero perfetti. Dimostra la tua amicizia a Babbo Inverno e portamene un po'. Porta 5 pezzi di pan di zenzero e latte ghiacciato a Babbo Inverno a Forgia Ardente. Pacco. Ok, Buon accetta. viaggio! Ora il problema è come li prendo? Allora. 5 pezzi di pan di zenzero e latte ghiacciato. No, sul serio, dove li prendo? Ah, questo qui c'è la cosa, masseria buon gusto. Il tempo è denaro, sai? Allora, pan di zenzero, no, qua non ce n'è. Vediamo di qui. Ho i prezzi migliori di tutti! Birra stagionale? No, grazie, è alcolico. Tè verde. Come la prendo? Se ti servisse qualcosa! Dolcetti per pan inverno. Per Babbo Natale, non pan inverno. Qualche tizia qui? Questo. C'è una grandissima ghirlanda qui davanti, quindi penso che io debba entrare. No, questa è la banca, Come va? perfetto. Io non ho niente in Guarda banca. che Cos'è spalle! sto coso? Zeppelin di carta. Inventario, un secondo di recupero. È fuori dalla mia portata. Tipo così? Ok, basta. Ora il problema è come. Allora, vediamo. Dolcetti per Babbo Natale. Un po' di pan di zenzero. Pan di zenzero. Ma dove cacchio lo trovo, no? Vediamo. Ehi, ho una Masseria buon parola per te! gusto. Ricetta per lo zabaione. Ricetta pan di zenzero. Richiede cucina. Quindi lo devo craftare. E il latte? Sidro brûlé. Ok, pan di zenzero. Piccolo uovo e spezie festive. Due tempra. Oh, è bello, bello fapposo, insomma. Spezie festive. Tutto posso prenderlo qui. Palle di neve. Torna Epico. presto! Epico. Ricordo che c'erano anche i frustori però erano strabuggate. Le usavano per mandare il patrono dentro le montagne, robe varie, per bugare le guerre. Ecco la differenza tra un gioco free e un gioco a pagamento, non tanto per dire. Ok, penso che cercherò come si fanno queste cose. Ok, in internet dicono che il metodo migliore sia quello di prendere la ricetta dal goblin e Parliamo un po'. craftarseli per sé, quindi prendiamo la ricetta del pan di zenzero e magari zabaione è quello che vuole lui. Vuole il zabaione? No, latte ghiacciato. Latte ghiacciato che se non sbaglio posso prendere
Segui la tua strada. A Stormwind. Quindi ora sai cosa farò? Prenderò la mia pietra del ritorno.